La legione straniera, un pugno di manigoldi che il clima della legione forgia, trasformandoli in fulgidi eroi, i cui nomi potrebbero ascriversi nel mito degli invincibili. Firmato il comandante della legione, colonnello Jean-Pierre Dumont-Tissant. Questo film è dedicato a due personaggi che fecero rimpiangere amaramente al colonnello Dumont di aver dichiarato quanto sopra. +1 +1 Dia il piancallo. Un momento, facciamo un passo indietro. A quel tempo i nostri due ancora non c'erano. Questa sì che è vita. Abbiamo fatto bene ad affittare questo appartamentino. Ma ci dobbiamo restare molto a Napoli. Poco, poco. Pochissimo. Anzi, è meglio che fate subito le valigie. E perché? È perché qui tutto il gioco ambulante lo tengo io. Ti risulta che facciamo il gioco ambulante? No, noi facciamo il gioco delle tre carte. E quello non dovete fare. A Napoli diciamo, uomo avvisato e mezzo ammazzato. Pigliatevi il valigio e andatevi. Non mi tenere, ciccia, quello l'ammazzo io. Non mi tenere, lasciami. Ma chi te tiene? Tieni, mignalera, mi vuoi mandare? Che voleva da voi quello là? Si è permesso di minacciare il mio amico. A me, che se mi capita un'altra volta davanti col carattere che ho io, a schifo finisce. Con una coltellata alla porta lo attacco. E se lo dice lo fa. Lo sa come lo chiamavano al paese? No, pelo e contropelo. È svelta di coltello, eh? Ma che? Barbiere. Calmati, che dobbiamo andare a lavorare. Lo ha sentito, per lui il lavoro è tutto. Lo sai come li chiamavano al paese a lui e a suo fratello? Pane e lavoro.
Erano due lavoratori instancabili. No, il lavoratore era suo fratello. Lui mangiava il pane. Via, via, circolate. Circolate! Via! No, il casco. Avevo visto l'ultimo avvertimento. Di! Ah, bella la faccia. Questo è un gioco onesto e leale, signore. Non ci sono trucchi e non ci sono inganni. Forza e coraggio, puntare i soldi. Basta indovinare dove è l'asso. Forza e coraggio che dopo aprile viene maggio. Puntate i soldi, signori. Attenzione, dove è l'asso? State attenti. Ecco dove metto l'asso. Dove metto l'asso, signori? Puntate. Lei si faccia i fatti suoi e se ne va. Mille lire. Mille lire il signore. Vuole alzare la carta, signore? Il signore ha vinto mille lire. Ho vinto mille lire. Ecco le mille lire. Il gioco continua, signore. Lungo, lungo e ucumbare. Se crede, mi viene a fa festa a me a Napoli. Dove l'asso. Mille lire il signore, ecco qua. Vuole voltare la carta? Il signore ha perduto. Tutti a questo gioco potete vincere. Non ci sono trucchi e non ci sono inganni. Basta indovinare dove l'asso. 10.000. Metta i soldi sopra. Il signore ha vinto 10.000 lire. Tenga. Tutti potete vincere a questo gioco. Puntate, forza e coraggio, che dopo aprile viene maggio. Gennari! Gennari, falla un po', voi! Stanno tutti cretini a giocare nel carto. Fatti a vincere 1.000 lire pure tu, va! Aspetta, tieni un po' con mano, fammi vedere se neanche sono. Tieni, tieni! Evola! 2.000 lire in coppa sta carta, ferma e non ti muovi. Permesso. Ui, ma chi l'ha indovinato proprio? È proprio esso. Papà, papà, lascia perdere, non dica a Trieste, ci stanno due cretini che cazzo. Viene da pure la mia vita, però venga a morire. Permettete, scusate, ma è cosa... Ehi, arrozzate, chi stai là? Arrozzate! Aspettate, vengo pure io. Va bene, ma Puccetto, ci stanno due cretini che cazzo. Signore Scenni, io l'ho arrivato, volevo andare a Vomero. E io voglio andare a Forcella. E perché Forcella? Perché ci stanno due cretini che cazzo. Oh, allora anch'io subito a Forcella. Da due cretini con carta a Forcella. Oh yes! Ah, troppo bravo! Salvato! A Forcella ci stanno due cretini che cazzo! Attenzione, attenzione! Comunicazione urgente per il signor Gennaro Capurro presente allo stadio. Il cognato Cicillo gli fa sapere che a Forcella ci stanno due cretini che cazzo! Voi siete i peggiori delinquenti, perché con il gioco delle tre carte togliete i soldi alla povera gente, capito? Noi ci hanno rovinati! La voce si passarono, signor commissario. Tutta Napoli venne a Forcella per depredare queste due povere picciotte venute dalla Sicilia in cerca di fortuna. Più di 100.000 lire ci portammo e non abbiamo più nemmeno una lira, pure il tavolino che si apre e si chiude ci vinse. Bravi, atteggiatevi pure a vittime adesso. Io so benissimo che tenendo il gioco delle tre carte si vince sempre. Perché non ci conosce. Un colpo non l'abbiamo vinto. Siamo vivi per miracolo. Perché? Quando si succarono le 100.000 lire e chiudemmo l'esercizio per mancanza di fondi, ci volevano mammenare. Sì, quelli che avevano perduto? No, quelli che non arrivarono in tempo a giocare. La fila c'era. Per accontentare tutti, la Banca d'Italia ci voleva. Non è vero. Siete troppo furbi per perdere con le tre carte. No, siamo troppo festa. Io l'ho dimostrato. Permette, signor commissario. Pardon? Faccia attenzione, signor commissario. Questa è la carta che perde. L'asso vince. Basta indovinare dove è l'asso. Attenzione, signor commissario. Dovere professionale. Questo. Metta i soldi. Ecco. Alzi la carta. Abbiamo vinto. Ah, è così che perdete, eh? Un caso è stato. Siamo tanto disgraziati che con lei vinciamo. Ci riprovasse, signor commissario. C'è sempre tempo per rifarsi. Guardi. Questa è la carta che perde, questa è quella che vince. L'asso vince, signor commissario. Quello rotondo è l'asso, signor commissario. Guardi, occhio fermo ci vuole. Dov'è l'asso? Questa volta non mi fregate. Cambiasse carta, signor commissario. Dia retta al mio amico. No, la carta che vince è questa.
Sbagliato. E così voi siete delle povere vittime, vero? Voi perdete sempre, no? E che colpa ne abbiamo se lei è più disgraziato di noi? È vero, signor commissario. Che sono più disgraziato di loro? No, che hanno perso tutto. C'ero anch'io a Forcella. Sono due cretini. E sono anche incoscienti. Proprio stamattina hanno osato minacciare niente meno che Pasqualino Forcella. Sì! Hanno detto che con una coltellata lo attaccavano alla loro porta. Scherzavamo, a quello bastavano due pugni per metterlo fuori uso. Metterlo fuori uso? Quel Pasqualino è il peggior delinquente della zona, state attenti. Ah, quando è così, appena lo vediamo, scappiamo. Non mi interessa quello che fate. Io vi avverto di stare attenti. Avete minacciato di morte Pasqualino di Forcella. E cretini o no, deficienti o meno, se gli succede qualche cosa vi ritengo responsabile. E quando lo dice il commissario è vero, perché il commissario non sbaglia mai. Non è esatto. Anch'io ho commesso un errore. Siamo senza marito, ammonito dal commissario e minacciato da qua. Il signor Pasqualino a noi aspettava. Se ne può andare tranquillo, ormai a gioco delle tre carte noi ci abbiamo rinunciato. E non ci guardi con quegli occhi minacciosi, amici siamo. Stamattina noi scherzavamo, qui la mano, fra galantuomini ci si intende. Offeso, e la mano non te la vuole dare. E non ci porta il rancore, la mano gliela bacio io. Fredda come il marmo, Guarda il coltello. Ah, la mano morta, baciai! Dona! Ho paura! Ma che paura, in questi casi calma ci vuole, bisogna ragionare. E che ragioniamo col morto? Si deve fare qualcosa. Scappiamo. No, bisogna nasconderlo. E dove lo mettiamo? Aiutami. No, no, mi fa impressione. Che impressione, se ci hai baciato anche la mano? Che schifo, che schifo. Acchiappalo. Lo spinga. E non spinga. Scappiamo. No, canta, canta. E che ho voglia di cantare io. Devono credere che siamo tre ubriachi. Mannaggia. Io sono un uomo vivo. Ma giusto questa devi cantare. Non ne so altre. Un uomo vivo perché ti amo, perché ti amo, perché ti amo. Chi è? Chi siete? Buonasera. Che cercate? Scusi. Che volete a quest'ora? Abita qui Pasqualino di Forcella. Non abita qui quel fetente che ha rovinato mio marito. Anzi, se lo vedete, ditegli che la moglie cape bomba o povero. Lo vedrà. Buonanotte. Presto, a casa! Vedi se viene il morto! Sarà la pistola di Pasqualino, che non fece in tempo a sparare. Mettila in tasca! No. Zitto! Vieni dentro! Vieni! Per ora siamo al sicuro. Dobbiamo decidere su da farsi. Bisogna ragionare. Sai che ti dico? Dormiamoci sopra e domani mattina ne riparleremo. Bravo, ci addormentiamo qui e ci svegliamo in galera. Non credere che impiegano molto a trovare il cadavere. E non appena lo trovano, i primi ad essere arrestati siamo noi. Ma noi siamo innocenti. E come facciamo a dimostrarlo se tutte le prove sono contro di noi? Qui l'unica cosa da fare è partire. Fai la valigia. Faccio la valigia. Sì, sì. Bisogna lasciare la città subito, prima che scoprano il cadavere di Pasqualino. Certo però che fuggire è come dichiararsi colpevoli. Chi fugge ha sempre qualcosa da nascondere. No, no. Bisogna affrontare la situazione. Dispa la valigia. Domattina andiamo dal commissario, gli raccontiamo tutto e gli dimostriamo la nostra innocenza. Però il commissario ha detto che se succedeva qualcosa a Pasqualino e Forcella ci riteneva responsabili. No, no, restare sarebbe una pazzia.
Pasqualino Forcella è morto, come dicevi tu, con una coltellata attaccato alla porta. Avessimo almeno un alibi. Ma l'alibi l'abbiamo, è di ferro. Quando siamo usciti dal commissario abbiamo impiegato un'ora per arrivare a casa. Questo deve dimostrare l'avvocato. Ma quale avvocato? Abbiamo l'alibi, ma non abbiamo i soldi per l'avvocato. E se non abbiamo i soldi per l'avvocato, non abbiamo nemmeno i soldi per partire. Se restiamo ci arrestano, troviamo i soldi e partiamo. No, non è possibile. Come faremo a procurarci i soldi? Dobbiamo trovarli ad ogni costo. Ci sarà pure un santo miracoloso che ci aiuterà. Ti pare? No, non è facile. Comunque bisogna partire anche a piedi, non ti pare? Nasconderci o non nasconderci, partire o non partire, restare o non restare, fuggire o non fuggire, costituirsi o non costituirsi, dire tutto o non dire tutto, presentarsi o non presentarsi, scappare o non scappare, essere o non essere, Franco! Ah! Amlete ci siamo! Ah! Ma dico io, per forza il rapinatore dobbiamo fare, noi la stoppa non ce l'abbiamo! Non abbiamo nemmeno i soldi per il treno, quindi bisogna farli. Una rapina e tagliamo la corda. Ah. E poi che ci vuole? I bavagli li abbiamo, la pistola pure. Il coraggio ci manca. È facilissimo, ti dico. Qui si fermano le coppie motorizzate per fare l'amore. Appena l'automobile si arresta, saltiamo fuori noi. Io apro di colpo lo sportello, tu ci picchi la pistola nella panza del mascolo. Allora io rido cacciate e portafogli. Mentre tu togli le chiavi del cruscotto della macchina, io mi occupo della donna, gli strappo la borsetta che ti passo, tu la prendi con l'altra mano, butti le chiavi della macchina a terra e scappiamo. Praticità, sorpresa e decisione, hai capito? Sì. E io che faccio? Bavaglio. Andiamo. La preda arrivò. Uomo anziano, ragazza giovane, preda facile. Mani in alto! Oh, cacciate i portafogli! Subito. Ecco. Chiavi. Chiavi. Borsetta. Orologio. Butta le chiavi. Butta le chiavi. E il bottino. A te l'ho dato. Vuoi vedere che è rimasto in mano al rapinato? Fermatevi! Signor rapinato! Te l'avevo detto che noi la stoppa non ce l'abbiamo. L'abbiamo o non l'abbiamo, bisogna ritentare. Ecco che arriva un'altra preda. Appostiamoci. Pardon. Sono le ruote. Ah.
Spingi, spingi. Beh, ormai siamo lontani, metti in moto. Mettiamo in moto e guida tu. Che? E chi ha mai guidato una motocicletta? E neanch'io. Ma allora che l'abbiamo rubata a fare? E tu mi hai detto spingi, spingi. Ma che spingi? Mamma mia, la stradale. Disinvoltura, contegno. Che cosa vi è successo? Un guasto. Non parte? No, non parte. Avete guardato il carburatore? Noi sempre lo guardiamo il carburatore. Il carburatore sta bene, glielo assicuro. Diamoci un'occhiata. Beh, non si preoccupi, il guasto è tutto nostro. Noi siamo al servizio del pubblico. Ma è un guasto passeggero. Ho detto che siamo al servizio del pubblico, capito? Beh, che aspettate per andar via? Che aspettiamo? Che aspettiamo? Che fai? Arrivederci! Ma guarda un po' questi utenti della strada. Al ladro! Al ladro! Mi hanno rubato la moto! Calma, calma, calma! Quelli lì li troveremo di sicuro all'ospedale. Andiamo! Fate presto! Mi raccomando! Presto! Cercate di acchiapparli! Li troveremo all'ospedale! Che c'è? È finita la benzina. Non fa niente, sono 7 ore che camminiamo. Perlomeno saremo 300 chilometri lontano da Napoli. Aspetta. Scusi, signor Scopastrati, in quale paese siamo arrivati? Ma quale paese andate trovando? Questo è Napoli. Eh? Ma questa è Napoli. Ma allora che abbiamo girato tutta la notte intorno e intorno? Cretino sei. Presto, scappiamo. I biricanieri, i carabinieri. Disinvoltura. E non parla dell'omicidio di Pasqualino. I carabinieri se ne sono andati. Non credo. Fate una piccola offerta per i bambini dell'orfanotrofio. Subito, subitissimo. Ciccio, 8 sono, 8. Oh, se ci fermavano e ti trovavano con la pistola senza porto d'armi, venivano pure la rapina e l'omicidio di Pasqualino. E ci condannavano all'ergastolo. È meglio che io mi liberi di questa pistola. Ecco, bravo. A chi la do? Disgraziato, mettila in tasca. Andiamo. Fate la carità, un povero cinto. Fate la carità. Fate la carità. Fate la carità, un povero cinto. Signori, fate la carità, un povero cinto. E voi, a chi volete un guaio? Pigliate questa cosa! Fate la carità a un povero cieco, Santa Lucia riscansa mille voi. Che modi! Scusa! Me ne liberai, la pistola in tasca a quello ce l'ho messa.
Sono stanco, non ne posso più. Ci riposiamo poi. I carabinieri. Sono suore Cappellone. Tenete per i bambini dell'orfanotrofio. Scusi, dov'è la stazione per partire? Per di là, per di qua. Sono sbucate quelle mucche. Le avranno caricate in qualche stazione mentre dormivamo. Però meravigliose sono, mucche svizzere. Le mucche svizzere sono pezzate bianche e nere. Questa è un'unica tinta, sono francesi. Francesi? Se non ci credi, domandaglielo. Pardon. Puiz parla itz franca itz? Nein, ich spreche Deutsch. Svizzera tedesca, Non tedesca, tedesco, uomo! Scusi, credevamo che avesse parlato la mucca. Mucca non parlare! Io prima essere solo in questa scompartimenta. Ora non buono viaggiare in tre. Scendere subito, via! La prego, signor tedesco svizzero, ci lasci viaggiare. Lontano dobbiamo andare. Lontano dove? Lontano da Napoli. Stiamo scappando perché siamo sospettati di 3 assassini, 2 delitti e 1 omicidio. E se ci trovano all'ergastolo ci mandano. Ergastolo? Non buono. Lo sappiamo anche noi. Sia buono lei, ci lasci continuare. Questo treno andare a Marsiglia. Già? Io e mie mucche andare a Marsiglia. E io e lui andare a Marsiglia. Se voi volete fuggire, io potare dove nessuno poter acchiappare. Dove? Posto meraviglioso. Paga buona. Wunderbare donne. Vita tranquilla. Magnifico! Meraviglioso! Sarina, Sarina. Tranquilla, donne meravigliose. Qui tutte mascole sono. La dolce vita, il fottino, Accelerate, pelandroni, e non perdete il contatto con la pattuglia. Senta, signor capo uomini, ancora molto ci vuole per aggiegare a fottino. Cosa dici? Non ti capisco. Camminare, camminare! Ciccio, qui non ci capisco. E per forza, leggono degli stranieri. Domandalo al beduino. Vado, vado. Mi scusi, signor Beduino, ci vuole ancora molto per aggiegare a Fottino? Per aggiegare a Fottino 20 chilometri ci vanno fratozzo. Ciccio, ci capiscono! Ci capiscono! Camminare, lumache! Un momento, siamo qua, Camminare, pelandroni! Camminare! Yeah.
signori, il traffico delle armi che vengono fornite ai ribelli continua, rendendo sempre più pericoloso e difficile il trasporto del petrolio governativo. Già due carichi sono scomparsi, inghiottiti dal deserto. Ora questo traffico deve finire. Ne va del buon nome della legione. Bisogna scoprire chi arma i ribelli. Abbiamo serie e buone ragioni di credere che il centro del traffico sia nel palazzo del Bey, Abdul Mustafa. Ma si rende conto di quello che dice? Il Bey è amico e alleato del nostro paese. Lo so, il sospetto è grave, la situazione è delicata. Mi sono permesso di inviare due legionari travestiti al palazzo per accertare, per avere prove più concrete. Chi sono questi due legionari? Gomez e Tirtignano. Bravo, mi ha mandato i più rammolliti della legione. Le faccio notare che i legionari che abbiamo sono tutti un po' rammolliti. È vero, la legione straniera è in ribasso. Oramai qui non arrivano più che Teddy Boy falliti e figli di papà in cerca di avventure. Dove sono più quei bei criminali di una volta? Eccoli qui, i legionari di cui ho bisogno. Forti, fieri, senza paura. Questo è l'esame delle attitudini per diventare dei bravi legionari. Questi sono tre campanelli. State attenti a quello che dico perché non voglio ripeterlo più. Questi tre campanelli, come dicevo, hanno tre suoni diversi e le suonerie sono situate in altrettante pareti della stanza. Io suonerò uno di questi campanelli e tu mi devi dire da dove proviene il suono, se dalla tua destra o dalla tua sinistra. Capito? Signor sì. Sta bene attento. Da dove proviene il suono? Dalle mie spalle. Bravo. Adesso passiamo alla prova dei colori. Prendimi un gomitolo di lana gialla. Bravo. Adesso uno rosso. Basta così, puoi andare. Signor sì. Scriva, riflessi pronti, udito fine. Avanti un altro. Comodo! Vuoi una sigaretta? Non fumo. Ho detto comodo! Vuol dire stare composto. Chi sei? Franco Cucuzza, nativo di Partinico. Partinico, Partinico? Non appena arriva in Sicilia. Là. A Partinico sei Franco Cucuzza. Qui sei un altro, capito? Che gente ci mandano. Cosa fai? Scelgo i gomitoli, me lo faccio bicolore. Che cosa? Il pullover, come la maglia del Catania, rosso o blu. Metti qui questi gomitoli che non servono per farne delle maglie. A proposito, l'udito, come va? Bene, una volta mi si incarnì un'unghia, ma poi guarì. Quale unghia? Dell'udito. Scriva, deficienza attitudinale. Scriva, deficienza come dice lui. Così mi mettete ai servizi sedentari. No. I cretini come te. Li mandiamo in prima linea! Via! Avanti un altro! Tu! Io? Sì, tu! È amico tuo, quello? No, siamo fratelli di latte. Permette? Ciccio Fisichella di Partinico. Allora sei cretino come lui? No. Siccome il latte lo davano prima a me, io lo bevevo tutto. Così il fosforo e le sostanze le ho prese tutte io. Speriamo bene. Hai sentito quello che ho detto prima? Sì, sì. Bene, sta attento al campanello. Dove vai? Vado ad aprire. Hanno suonato. Non hai visto che ho suonato io? Ma allora era uno scherzo. Ho la faccia di uno che scherza io? Lei che dice? Io dico che non scherzo mai. Persona seria è. Ti accorgerai che il sergente Trefor non ride mai. Mai? Mai! Lo sai che differenza passa? Vada, ragazzo, che ti mando all'ospedale. Infermiere? No, infermo, perché ti spacco la testa. Via! Avanti un altro. Ancora qui tu. Che cosa vuoi? E lei mi ha chiamato, ha detto avanti un altro. Che cosa c'entri tu? E prima ha detto che io qui sono un altro. Via! Via! Portatemi via! Portatelo via! Ciccio! Ehi, tu! La tua divisa non è in ordine. Resta consegnato, via!
sentito, Ciccio. Pericolo c'è. Ho sentito, ho sentito. Allora, perché non assumete la posizione? Ho detto attenti! Perché che siamo in una posizione brutta. Bruttissima. Ma che abbiamo davanti? Un precipizio. No! Avete di dietro il vostro capitano, non mi vedete? No, al buio siamo. Il sergente ci disse di non togliere il berretto, ci sta un po' largo, non vediamo niente. Toglietevi il berretto. Sotto la sua responsabilità. Il sergente in prigione la manda. Vi schiaffo io in prigione, deficienti, toglietevi il berretto. Miracolo! Ma cosa fate? Come vi permettete? Riconoscenza, Io aggiusto, io vi aggiusto. E allora ci aggiusti i berretti che sono larghi. E le scarpe che sono strette. Sì, le scarpe e il berretto. Via! Andate via! Ma l'aggiusto o no? Un momento. Venite qui. Ma io vi conosco. Come vi chiamate? Lui è Franco Cocozza. Io Ciccio Fisichella di Pattinico. Non appena arriva in Sicilia. Là. Ma sì, quelli del giornale siete, siete proprio voi, è vero? Sì. Sì, oh. Bravi, bravi. Di uomini come voi ha bisogno la legione. Bravi, bravi. Chissà come sarà felice il comandante, Bravi, bravi ragazzi, bravi. Siamo a cavallo. Ma è scemo. Brutti lazzaroni, vi avevo ordinato di non togliervi mai il berretto dalla testa. Sì, è vero, ma ci copriva tutta la visuale, ci stava largo. Ah, è così. Non siete soddisfatti del vostro equipaggiamento? Non direi. E cos'è oltre il berretto che non vi va? Le scarpe. Ci vanno un pochettino strette. E poi? Le scarpe strette, le camicie larghe. Poverini, avete ragione. Adesso ci penso io. Gentile. Toglietemi le scarpe. Ce le cambia. A terra! Magazziniere! Avanti, serpente! Poggiate in terra quegli zaini d'addestramento. Io sì. Su voi! Tu le calzi così e tu così. Ma così sono sbagliate. Gli ordini non si discutono. Giù! E ora aprite bene le orecchie. Mi farete così equipaggiati 100 giri del cortile di corsa. E il primo che si ferma a parola del sergente Trefort invocherà la morte come la più dolce amica. Capito? Avanti! Ah! Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due. In corsa! Correre! 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 Uno, due, correre! Uno, due, correre, lumache! Correre! Scattare! Uno, due, correre! Correre! Siete dei soldati! Non accusate la fatica! Correre! Correre! Uno, due, uno, due, uno, due, correre, scattare! Correre! Siamo ancora all'inizio! Questo non è niente! Avanti, lumache! Correre, pelandroni! Uno, due, uno, due, uno, due, correre! Ma perché non me lo ha detto prima? Appena li ho riconosciuti, sono corso subito da lei, ma il suo attendente mi ha detto che lei non voleva essere disturbata. Stavo scrivendo a mia moglie, vuole che le scriva tutti i giorni e naturalmente non so più che cosa scriverle. Ma andiamo a vedere questi due ragazzi su cui conto molto. Sono meravigliosi, vedrà, colonnello. Avanti, pelandroni! 100! 99! Svelti, su! Svelti, continuare! Correte, su! Correre! Uno, due, uno, due, svelti, marmotte! Uno, due, uno, due, uno, due! È da più di un'ora che si allenano alle marce forzate. Uomini veramente in gamba, superiori ad ogni aspettativa. Ah, quei due saranno presto l'orgoglio della legione. È 100! È 100! Bella corsetta, Ciccio, togliamoci le scarpe. Ah,
Ciccio, quattro piedi! Parla, cos'è successo? I ribelli hanno attaccato il convoglio. Si sono impadroniti del petrolio. Io sono l'unico sopravvissuto. Presto, in infermeria! Maledizione. È il terzo carico di petrolio che ci portano via, senza contare altri cinque uomini uccisi. Signor colonnello, sono sempre più convinto che il Bey fa il doppio gioco. Comincio a crederlo anch'io. Comunque aspettiamo il ritorno delle due spie mandate alla reggia. E se i suoi sospetti saranno fondati, io farò sospendere le rimesse di denaro al Bey, abbandonandolo al furore del popolo. Ormai stufo di questo cretino capace solo di stare con le sue mogli. Nobile Sadrim. Il mio amato cugino e sultano Abdul Mustafa ha trascorso una notte felice? La notte l'ha trascorsa, ma felice non direi. È ancora nell'harem con tutte le sue mogli alle quali non ha fatto chiudere occhio. Se le mogli non hanno dormito, Mustafa è stato felice. Non credo. Se le mogli non dormono perché il marito strilla, il marito non è felice. E il sultano ha strillato tutta la notte. Vado a calmarlo. È proprio con te che ce l'ha, nobile Sadrim. Ti consiglio perciò di non entrare. Non ti preoccupare. So io come ammansirlo. Eccote qua. Proprio a te aspettavo, cugino delle mie babbucce. Sempre agli ordini del mio nobile cugino. Un corno. Anzi, due corna che tu stai sempre agli ordini miei, Che cosa ho fatto per provocare la tua ira? E me lo domandi. È una settimana che non mi porti più una moglie nuova. E le ultime due che mi hai ammollato erano pure di seconda mano. Ma dove l'è andata a prendere? Dal rigattiere? E guarda qua. Guarda sta poveraccia, guarda. È tutta ossa. Tutta ossa. Che ci faccio? Il brodo ci faccio. E guarda st'altra. Guarda st'altra, guarda. Mi sembra guarda. Che vada ancora bene, no? È una tarda. E va bene solo alle 5. Perché? Alle 5 della tarda. Caro cugino, io ho cercato di variare. Ti ho fornito la grassa e la magra, la bellezza e il tipo, la semplice e la sofisticata, la bionda e la bruna. Guarda, sono deboli, stanche, scariche. È colpa tua, cugino. Tu sei esuberante. Lo so, ma che posso farci se io consumo più donne in una notte che Elizabeth Taylor, mariti in un anno. Procurami nuova merce, per questo ti ho nominato consigliere di Stato. Sì, lo so. Ho mancato, cugino. Ma ti prometto che una di queste sere ti porterò due stelle. Mi prometti sempre la luna nel pozzo e poi... Questa volta però si tratta di due autentici gioielli. Giovani, fresche, odorose. Sì, cugino. Espertissime nell'arte dell'amore. Dell'amore, bravo, Sadrim. Basta con le lavoratrici non qualificate. Ci vogliono due artiste, perentecniche come me. Bravo, adesso portamele presto, ora vada. Lasciami solo, lasciami solo. Voglio sognarmele. Due mogli nuove, con due occhi così. Due labbra così, due... insomma, tutto così. Sadrim. Cosa c'è, Sucru? I miei uomini hanno catturato due spie francesi. Chi sono? Due della legione. È inutile, la tromba non funziona. Fisichella, cocotta, attenti! Scattare, scattare! Ci perdone, sergente, ma noi non ce la facciamo. Che cosa avete? Vi sentite male? Malissimo. Siamo andate pure dal dottore. E che cosa vi ha detto? Che siamo... sa quando i cinema sono pieni?
il cinema? Come quando lei va al cinema e la cassiera le dice: non ci sono posti a sedere. Esauriti. Così, così. E ci ha detto pure che dobbiamo mangiare molto. E allora andate a mangiare. Magari. Il guaio è che la tromba non funziona. Che c'entra la tromba? Per mangiare. Da quando in qua si mangia con la tromba? Lui? Io? Ha chiesto al caporale Roger che dobbiamo fare per mangiare. E il caporale ha risposto: niente, suona la tromba. Ha detto bene. E come si spiega che io da un'ora suono la tromba e nessuno ci porta da mangiare? Perché la tromba la suona il trombettiere, per avvisare che il rancio è pronto. Ma perché si arrabbia? Ma scusi, se il rancio è pronto, perché non ce lo portano? Perché ci dovete andare voi, come fanno tutti i legionari! Prendete la... La gazzaladra! La gavetta! Via! Di corsa! Uno, due, uno, due, correre! Scattare! Uno, due, uno, due! Via. Un momento! Mangiamo anche noi! Che siete stati a spasso? Un'altra volta fate presto. Via. Pardon. A me il brodo non piace. E nemmeno a me. Davvero? E che vorreste mangiare? Sentiamo su, siamo qui per accontentarvi. Non so, che c'è di buono? Ma quello che volete. Macchiavoni gratinati, gnocchi alla parigina, risottino con funghi. Risottino con funghi. Due risottini. Due risottini. E per dopo, pesce fresco, vitellina da latte, pollo. Pollo, pollo. Ma sì, sì, pollo con patatine. E due file di insalata mista. Due file di insalata verde anche. E poi, poi? Frutta, formaggio e caffè. E caffè. E il dolcetto non lo volete? E se c'è? Ma tutto c'è. Basta che vi fa il biglietto il sergente. Il sergente? Andiamo dal sergente. Sì, sì. Andiamo subito. Scusi, sergente, ci fa il biglietto per mangiare? Perché? Il rancio non l'avete già preso? Siccome non ci piace, noi vorremmo mangiare il risottino con funghi, il pollo con le patatine, l'insalatina, frutta, formaggio, caffè... E il dolce. E un liquorino per digerire, non lo volete? Se c'è, a me Anisetta. Andate via. Via! Perché il bigliettino non ce lo fa. Sì, ma di punizione ve lo faccio! Urrà! In prigione vi mando! Sergente Trefort! Comandi. Che succede, sergente? Quei due mi fanno impazzire, signor colonnello. Volevano niente meno che il risottino con i funghi e il pollo con le patatine. Li accontenti, sergente, li accontenti. Ma lei vuole scherzare? Non scherzo mai, sergente Trefort! Certo! Ehi, voi due, venite qua. Sono fiero di avere nella legione due fegatacci come voi. Per premiarvi stasera vi offrirò una ceretta alla taverna della Mischia, dove si balla, si mena e si fischia. E ci troviamo anche qualche bella donnina. Li accompagnerei tu, Roger. Signor Sir. Che facciamo? Votiamo il brodo. Cosa c'è, Dupont? Due legionari, Gomez e Trintignant, in missione segreta al Palazzo del Bey, sono stati scoperti e assassinati. Aveva ragione lei. Il Bey fa il doppio gioco, non c'è dubbio. Ne è convinto ora? Ma io lo ripagherò con le stesse sue armi. La prossima volta Mustafa Bey si troverà di fronte a due fegatacci, Fisichella e Cucuzza. Quei tuoi occhi meravigliosi nell'infinito. Arrivederci, non piangere più, ritornerò, fuggirai via con me. Oh, Saida, esci un momento, devo parlarti. Non posso, devo servire i clienti. Sì, quelli che ti spogliano con gli occhi. Lo sai, io non vedo che te. Bella soddisfazione, ci siamo innamorati al primo sguardo. E ora facciamo l'amore con gli occhi. Se continua così, per la passione che ci divora, diventeremo miopi. Saida. Ciao, Saida, ciao. Ciao. Ci vediamo nel locale. Saida, cosa stai facendo?
Io? Niente. Allora vai a servire i clienti. Sbrigati. Sei sola? Fate attenzione. Distribuisci queste armi stanotte stessa. Il gran giorno è vicino. Attendiamo 200 nobili, Sadrino. Bene, mio fedele Sukuru. Quel giorno saprò ricompensarti. Lo ricompenserò con questo. Quando? Presto. Presto quei cani rognosi avranno un vero padrone. Sadrin Bey. E a me? Che cosa offrirai a me? Alla mia Alina, amore, ricchezze e onori. Si saprà guadagnarseli. Con me? Offrirò in dono a Mustafa Bey te e la dolce Saida. Quella notte sarà per lui l'ultimo abbraccio della sua vita, perché tu lo ucciderai. Ma allora, Saida, a che serve? Ad essere accusata da te di avere ucciso il sultano. I miei uomini avranno occupato il palazzo. E io vendicherò il mio amato cugino condannando a morte la dolce Saida. Ma a te le donne non interessano? No. Niente, niente, sei uno di quelli. Sono innamorato. Di una donna? No, di te. Pardon? Ma tu corrispondi? No. Ah. Di lei sono innamorato. Allora, dei nostri, Meno male. Quella a te sorride. Lo so, è il fascino della divisa. Ma qui la divisa l'abbiamo tutti. Sì, ma dentro questa divisa si nasconde un fusto meraviglioso. Allora, Charlotte, la passiamo questa serata insieme? Oh, calmati, Gerard. Può arrivare da un momento all'altro il mio fidanzato, il sergente Trefort. Chi? Quella mezza cartuccia? Basta che tu mi dia una speranza, io lo riduco in polvere. Oh, lo stai buono, Gerard. E poi è meglio che non ci veda insieme. È gelosissimo. Anzi, ballerò con quel cretino là. Sì, proprio quello. Lo facciamo un ballo, bel morettino. Pardon. Signorina Charlotte, dalla prima volta che l'ho visto ho capito che lei era la donna del mio destino.
Scommetto che anche lei mi sposerebbe. E perché no? Perché sono fidanzata. Era fidanzata prima di incontrare me. Io sono il legionario Franco Cocuzza di Battenico. Non appena arrivo in Sicilia, andiamo nella Seraglia. Se si presenta il suo fidanzato, le faccio spezzatino con peselle. Di chi state parlando? Non sono affari che la riguardano. Si parlava del fidanzato della Charlotte, quel cornutissimo. Il fidanzato della Charlotte, quel cornutissimo. Sono io e lui. Non ho colpa. È stato il sergente Trefort. Dov'è quella mezza cartuccia? È là, è là. Là. Debbie? Non voglio che tu balli con i soldati. Ha ragione, sergente, deve ballare coi marinai. Legionari! Vittima della mischia! Succede spesso. Tutte le sere. È per questo che la chiamano la taverna della mistra. E chi paga il danno? C'è un sovrapprezzo sul vino che va al fondo rissa. Pardon. Di brandy. Oh, mi dispiace, solo in bottiglia. Una bottiglia. Che marca? Etichetta nera. Il brandy che crea un'atmosfera. Caro, ma cos'hai? Via, via! Vieni, vieni! Maledetti vigliacchi, ve la farò pagare cara, vi porterò davanti al plotone d'esecuzione, vi farò scavare la fossa con le vostre mani! Scavare! Scavare, su! Armate! Scavare! Chi è? Io sono Ciccio. Ma non mi disturbare che sto pregando. Prega anche per me. Non avete ancora finito? Sta arrivando il plotone dei fucilieri. Addio, Ciccio. Stammi vicino. Fossa con fossa siamo. Fossa che fossa, la morte è buona. Uscite fuori!
Voltatevi! Attene! Rodone, segnare il passo! Il notople! Rodone! Prima griga, un passo a sinistra! Forse. Carica! Carica! Puntat! Puntat! Fuoco! Gloria e onore ai due legionari Trintignant e Gomez caduti eroicamente nell'adempimento del loro dovere. Fuoco! Motto sono. Hai sentito? Il colpo di grazia, eccetera. Sarà, ma io non ho sentito niente. Ma allora ci hanno mancato. In aria spararono. Cerimonia, guarda le bandiere. E poi i morti ci sono. Ci hanno sostituiti. Grazie, grazie. Diamo degna sepoltura ai nostri caduti. Fuoco! Bravi, ho visto come onorate le salme dei nostri eroici caduti e voglio darvi subito la possibilità di vendicarvi affidandovi una missione segreta, molto segreta, segretissima. E se segretissima, perché ce la dice? Ciccio, fermati. Ciccio, ferma, del mal di mare mi sei. Che ti sei arrabbiato? No, perché? Ti vedo tutta la faccia nera. Arabi siamo. Il comandante ha detto che la missione è pericolosa. Male mi sento. Il mal di mare mi sento. Fammi scendere, Ciccio, il mal di mare. E per forza, viaggio sulla nave del deserto. E allora fammi sbarcare. Il sole mi acceca, mi fermo, muoio, salutami i miei cari. La colpa è tua che hai voluto lasciare il cammello. Il cammello mi dà del mal di mare. Ho sete, muoio, ho sete. Anch'io sete, ma dobbiamo resistere. Procurami un bicchiere d'acqua, minerale. E dove lo pigli? In un bar. Ma dov'è il bar? E io non mi muovo. Non posso lasciarti. Voglio morire, voglio l'acqua, voglio morire, voglio l'acqua. L'acqua. Vieni. Vedo. Che vedi? Vedo qualcosa. Un miraggio, eh. Vedo. Ciccio, fermati, fermati. Vedo. Ciccio. Ah, è un palo. Un miraggio, eh. Vuoi che te lo dimostri? Aspetta. Hai visto? Miraggio, eh. Ai, 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 ai. Non mi hai voluto credere, eh. Che c'è scritto sul cartello? Ai, ai. Che fregatura. Andiamo. Signore, scusi. Dica. Vorrei un'informazione. Siamo qui per questo. Da che parte si esce?
Lo deve indovinare da solo se vuole concorrere al sorteggio di una gassosa con la pallina. Mascalzone, farabutto e feduso. Francozzo, Francozzo, che fai? Scusami, Ciccio, miraggio è stato. T'ho scambiato per una guida del deserto. Non ti deve fare vincere dalla sete. Vuoi un consiglio? Canta per dimenticare. Acqua di fonte. È giusto questa, devi cantare e cambia. Come acqua, B come birra, C come Coca-Cola. Basta, mi fai impazzire! Ciccio, guarda! Vedi quello che vedo io? Acqua minerale, Coca-Cola, arancione fresca! Acqua un bibitaro vedo laggiù! Salvi siamo! Andiamo! Bene, Coca-Cola. Ma ragioniamo. Ti pare possibile che nel deserto ci possa essere un carrettino di bibita con tutto il bibitario? È inutile illudersi. Hai ragione. Miraggio, Forza. Oh, son bibitaro vero. Oh, sono 3 mesi che gira il deserto con sto caretto. Col fatto del miraggio non arzo la lima. Bevete che è fresca! I miei uomini sono pronti nell'oasi vicina. Bene, Sucru. Io vado a prendere il prezioso dono per il mio nobile cugino. Al mio segnale attacca il palazzo. E ricorda, agiterò la fiaccola dall'alto della terrazza. Mandami 2 ribelli fra i più fidati, potrei averne bisogno. Li troverai dentro la terza giara nel corridoio che va al salone dorato. Grazie di tutto, fata del deserto. Se non avessimo incontrato te, non saremmo mai arrivati. E io non avrei mai conosciuto le gioie dell'amore. Donna velatissima e misteriosa, prima di lasciarci, accontentaci. Mostraci il tuo volto per fotografarci nella memoria. Ma sì, amore. Guagliana! Che brutta! Ma... E come entriamo? Un'idea ce l'avrei. Se suonassimo il campanello facendo finta di niente. Ma che campanello? Qui bisogna escogitare uno stratagemma. Un che? Un trucco. Schiaccio l'occhio perché si presenta l'occasione per lo stratagemma. Entriamo con le pecore. Come? Camminando a pecorone. Giassi, Giassi, Giassi. Che non siamo pecore. Scappiamo! Allarme! Via dal palazzo! Prendeteli! Sono 2 pecore!
Che succede? Cos'è questa agitazione? Due spie si sono introdotte nel palazzo. Sei sicuro che si tratta di spie? Sono due beduini. Abdullah mi ha detto di non averli mai visti. Non ti preoccupare, li conosco io. Li aspettavo. Quando è così, sospenderò le ricerche. Nobile Sadrim, il mio signore impaziente. Sono queste le spose promesse? Sì. Che te ne pare? Ti sembrano degne di Mustafa Bey? Oh, fammele vedere, fammele vedere. Bella! Bellissima, meravigliose. La grazia dei loro volti si addice alle fattezze dei loro corpi. Le essenze dei miei profumi dopo le abluzioni completeranno l'opera. Bravo, Yenna Harin. Preparale degnamente. Io vado a portare la lieta novella al mio nobile cugino. Venite, colombelle, venite. Vi darò abiti degni di regine. Sono Sadrim Bey. Sadrim Bey. Entrate, bellezze, entrate. Per voi Mustafa ha mandato via tutte le sue mogli. Siete sole. I vestiti che vi ho promesso li troverete nel bagno. Giù. Andiamo, andiamo. Pelandroni, alzatevi! Via, via, via! Allora, attenzione, introducetevi nel corridoio che va al salone dorato e nascondetevi dentro la terza giara, capito? Via! E qui siamo cadute, dalla padella nella brace. E perché? Non vede quei vestiti di donne arabe? Nell'arame del sultano siamo capitati. Dimmene. Se ci trovano qui ci fanno diventare eunuchi. Eunuchi? E che significa? Vorrebbe dire che ci fanno lo stesso servizio che facciamo ai polli per farle diventare capponi. Te ne accorgerai se ci trovano qui. Usciamo! Che sei pazzo, se ci incontrano le guardie ci tagliano la testa. Ho capito. Qui bisogna decidere cosa ci debbono tagliare. Un momento. Questi veli non ti dicono niente. No, però ci suggeriscono un altro stratagemma. Insomma, volete parlare, sì o no? Sergente, faccia subito sciogliere la lingua a questi due. Venite, belli. Se siete muti, papà Trefor farà il miracolo. Muovetevi, marmotte. Camminate, camminate. Go, via. Presto! Che cosa aspettiamo per attaccare il palazzo? Il segnale di quei due eroici ragazzi. Appena avranno la certezza che il Bey fa il doppio gioco, agiteranno una fiaccola dalla terrazza. Date disposizione. Sì, sì. Roger! Agli ordini! Disponete gli uomini! Subito! Forza, ragazzi! Voi, andiamo. Venite con me! Avanti! In ordine sparso! Correre! Correre! Ciccio, lo sai che questo vestito di donna mi dona? Sembra una dalesca vera. Sbrighiamoci, dobbiamo uscire da qui prima che arrivino le padrone dei vestiti. E copriti il volto, si vedono tutti i baffi. Odalisca baffuta è sempre piaciuta. Andiamo. Dove siete? Oh, mi guardi! Nascondiamoci. Dove mi nascondo? Là. Aiuto. E mettiti là. Mi hai pestato il callo. Cucù, colombelle! Eccomi, sono qui, vi desidero, sono tutto un desiderio, bella. Ah, per Allah, quanto sei alta! Ma chi sei?
C'è la Torre Eiffel dell'amore, c'è il grattacielo della passione, c'è il Kilimangiaro della lussuria. Ma chi sei? Chi sei? Ciccia Peseghella de Batteneco. Ciccia, 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 ciccia. Ti dibatti, mi resisti, mi fai impazzire. Oh, ho sempre sognato una donna alta come te. Cancuzza, aiutami. Ciccia desiderabile. Cattivo. Preferisci la spilungone e trascuri bevere che sono ragazzina, lasciamela lavorare. No, gelosa sono. Guarda, guarda, io che t'avevo trascurata. Sei dunque una passionale. Sì, sicula. Sì, sicula sono. Sicula, sicula. Ho il fuoco dell'Etna nelle vene. Sei già cotta di me? Sono ardente. Cotta, ardente. Vieni che ti mangio. Mamma mia, dai stupidi sono. Ti divoro. Ciccia. Ciccia. Sicula. Ciccia. 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 Mamma mia, questo venti sonora! Ah, che male! Villana! Ma come? Prima mi lusinghi e poi mi lasci. Allora fetuso sei? Ma no, sultano! Un sultano fetuso! Ah, sì? Beh, vieni con me. No, con me! Con me! Con me! Basta, sciocchine! Smettetela! Io sono abituato con 40 mogli. Cosa volete che siano due, eh? Ah, no? A noi queste cose non piacciono. Siamo ragazze di campagna. Ullala, è una cucagna! Allora comincerò con uno. Che? No, con me devi venire. Sono troppo innamorata. Pardon? Ma allora, piaccio. Davvero piangi? Se vuoi me ne vado. Ma che trucco è? Ah? Orsù, bambine, avete deciso? Sì, facciamo mosca cieca. Noi ti bendiamo gli occhi, tu ci cerchi. La prima che acchiappi sarà tua. Sì, mi piace, mi eccita l'amore a sorpresa. Il gioco vale la candela. Su, presto, bendatemi. Ci vedi? No. Meglio. E chi è? Birichine, dove siete birichine? Colombelle mie, colombelle, ecco, ecco la spilungona, no, 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 la spilungona no, ecco la sicula, la sicula, la sicula. Scappiamo, presto, andiamo via da questo maledetto palazzo. Che sei pazzo, dobbiamo portare la missione a termine. Portiamola a Parteneco. No, il colonnello ha detto a termine. Ma tu hai capito cosa dobbiamo fare? Tutto, tutto no, ma se il bei fa il doppio gioco, dobbiamo agitare tre volte la fiaccola dalla terrazza. Tre volte, doppio gioco, io non capisco. Gente, nascondiamoci. Dove? Qua dentro. Presto, uscite. Esci, esci. Vieni. È giunto il momento. Tra poco agiterete tre volte la fiaccola sulla terrazza. Prendete. Vi dirò io quando dovrete accenderla. Dei nostri, meno male. Seguitemi. Sicula, vieni. Vieni, Sicula, vieni, vieni. Vieni, vieni qui, vieni, vieni qui. Siamo vicinissimi. Quando viene la sera, vieni, vieni. Sono qua, sono qua, sono qua. Solo per te e ti bacerò. Monta sulle sue spalle e guarda da quella finestra che cosa fa il bei. Chi? Il bei. Sali. Boh. Dove siete, birichine? Che fa? Gioca con una donna. Sono caduto.
Sicula, Siculona, dove sei? Spilungona, Colombella, dove sei? Adesso gioca con un'altra. Ci siamo, il gioco se lo fa doppio. Il doppio gioco star. Ah, il doppio gioco. Fammi scendere che accendiamo la torcia. Resta dove sei. Te lo dico io quando devi accendere la torcia. Che cosa fanno adesso? Non si vede. Guarda! Ah! Hanno ammazzato, compare Mustafa! Benissimo. Benissimo. Accendi la torcia e fai il segno. Ecco il segnale. All'attacco! All'assalto! Ognuno rimanga al suo posto. Bey è stato assassinato. Siamo rimaste vedove! Sarà stato! Una donna! L'assassina sarà punita. Che succederà di noi? Non vi preoccupate. Che succederà? Da questo momento, il nuovo sultano sono io. Sadrim Bey! Dove? Dov'è quel traditore di Mustafa Bey? Fuori di qua! Fuori dall'altra parte! Bloccate le uscite! Presto! Presto! Mustafa Bey è morto. Se volete, dovete mettervi d'accordo con me. Sadrim Bey. Bel regalo, cugino, m'hai fatto! Un bel regalo! Questa donna ha tentato di uccidermi! Meno male che porto il bustino per le reni. Guarda! Allah sia ringraziato. È lui che mi ha detto di ucciderti. Sì! È lui che ha armato i ribelli! Prendetelo! È lui il traditore! Fermati! Lasciatemi, imbecilli! Sono il vostro capo! No! Il nostro capo è il colonnello! Noi due della legione siamo! E... Legionari Fisichella e Cucuzza. Il solletico. Pardon? Ma... Guarda qui! Sergente Trefor, affido a te questi due millantatori. Grazie, signor colonnello. Ragioniamo. Arrivederci! Mio. Arrivederci! Scusi, signor Beduino, è molto distante il mare? 1000 chilometri, signore. Mizzica, che spiaggia! Ma... Come qui state? Correre, veloce!